Ma c'è una cosa che tu hai lasciato in sospeso, mi sembra. Cioè, ha parlato di Darwin e di Galileo. Anzitutto vorrei fare un piccolo parallelo fra Darwin e Galileo, che in parte accenno nel libro in vari punti, perché ci sono forse due libri che sono i capolavori della divulgazione scientifica. Temo che non siano nostri, no? Sono libri di altri, no? Sono libri antichi, no? Ormai. Uno è sicuramente L'origine delle specie, perché è un libro che si legge appunto come se fosse un romanzo, cioè ci parla della natura, ci fa scoprire cose che alla maggior parte di noi, insomma, sono assolutamente sconosciute, perché noi facciamo altre vite, ormai non osserviamo più animali e piante come lo si faceva una volta, e comunque anche all'epoca le osservazioni di Darwin non erano così banali. E dicevo, l'altro grande libro di divulgazione è I dialoghi sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo, un libro di cui tra l'altro Italo Calvino disse, o meglio, uno dei libri che fecero dire a Italo Calvino che Galileo è stato il più grande scrittore italiano. Ora, un'affermazione del genere non è debole. Se la facessi io, che sono uno scienziato, uno potrebbe dire, vabbè, insomma, questo non sa di che cosa parla. Però Calvino, insomma, non era soltanto uno scrittore, era anche un editore in pratica, un curatore di testi, no? Ha lavorato con l'Einaudi per decenni. Insomma, detto da lui, è un'affermazione forte, dire che il più grande scrittore italiano è stato Galileo. Quando qualcuno, Cassola in particolare, credo fosse, gli fece notare, ma è Dante? E Calvino disse, vabbè, facciamo almeno in prosa, ma anche in prosa non sono mica pochi, dico Machiavelli, Manzoni, tutti quelli che cominciano con Ma, no? E così via, e poi ci saranno anche le altre lettere dell'alfabeto, no? Cioè dire che Galileo è stato il più grande scrittore italiano in prosa significa che leggerlo è una esperienza anche letteraria, ma Galileo non è stato soltanto questo. È stato anche, per esempio, un critico letterario. C'è un volume di scritti letterari di Galileo che io ho in un'edizione vecchissima che non credo sia mai stato ripubblicato, in cui ad esempio ci sono due lezioni sulla struttura dell'inferno dantesco. Ci sono le prese di posizioni che lui fece nella diatriba tra i seguaci del Tasso e i seguaci dell'Ariosto, e lui ovviamente prese posizione a favore dell'Ariosto, anzi era questo il motivo tra l'altro per cui poi Italo Calvino lo amava così tanto, perché secondo Calvino c'era una linea nella letteratura italiana che era appunto una linea che partiva dall'Ariosto, che passava attraverso Galileo, passava attraverso Leopardi e oggi possiamo dire noi lo continuava attraverso Calvino, quindi c'è una tendenza letteraria all'interno della letteratura italiana che passa anche per Galileo. Ma Galileo, no, è stato anche in realtà, credo, un attore, no? E qui io vorrei però chiedere, lo so che non c'entra niente con Darwin, però abbiamo Dario Fo e quindi ce lo usiamo a volontà, no? Tu hai fatto uno spettacolo, no, su Galileo Ruzzante, al quale hai accennato prima, e quando hai detto Galileo Ruzzante a me mi è un po' venuta la voglia di sentirne un pezzo, ma ce ne puoi fare o sì, ce lo puoi fare tutto? Vado, sì, un frammento, non voglio tirarvi lungo. Diciamo subito che, così per indicazione storica, quando è venuto al mondo Galileo, il Ruzzante era morto da poco, ma quando poi Galileo Galilei è andato ad insegnare a Padova, beh, si è trovato a incontrare ancora la compagnia che era nata proprio con Ruzzante e che è andata avanti ancora qualche anno. Ed è stato importantissimo per tutto il teatro italiano, ma ancora di più perché quello che era l'impianto teatrale, e un fatto che pochi conoscono, non si studia questo a scuola, il fatto che usasse in scena delle donne autentiche, vere. Non le nominava perché non era bene indicare, anche perché erano prostitute, ma erano delle grandi attrici in quel momento, come sapete a Venezia, i più grandi poeti erano femmine, le più grandi cantatrici e soprattutto coloro che sapevano suonare il liuto in modo meraviglioso erano prostitute. C'era le cosiddette pute da ben, che erano invitate anche a così portare avanti dialoghi scientifici, accademici diremmo oggi, e a indicare le situazioni del grottesco, dell'ironia, recitare dei pezzi, danzare, mimare.
E questo naturalmente purtroppo noi lo perdiamo nella conoscenza perché lo mettiamo a posto, lo mettono via coloro che strutturano i libri scolastici e la conoscenza. Ad ogni modo, tornando a questo amore incredibile che invase proprio Galileo Galilei quando scoprì queste compagnie e cominciò a leggersi i testi ed erano accessibili, qualcuno di questi testi è andato perduto, ma lui l'aveva conosciuto. L'aveva visto recitare, l'aveva anche letto e da toscano, pensate che salto è, imparò a recitare in modo alla maniera di Ruzzante. Cioè significa impararsi un linguaggio da capo, una lingua completamente costruita per il teatro, impostata per il teatro. E perché? Che cosa se ne faceva lui? Cosa si metteva a parlare, a recitare le stesse cose di Ruzzante? No. Gli serviva come gioco di uscita e scaltro per evitare di parlare direttamente di certi problemi che erano tabù completamente. La Repubblica Veneta era veramente in una chiave straordinaria. Sapete che una delle proibizioni fondamentali di cui soffriva molto la Chiesa era il fatto che il Tribunale dell'Inquisizione non aveva accesso a Venezia. Non poteva intervenire nelle cose del pensiero, delle idee e via dicendo. Era coperto, ma leggermente coperto, soprattutto voleva evitare che queste idee, se le avesse scritte, poi fossero bloccate e ci fosse, non contro di lui, che non aveva la possibilità di scantonare per il luogo e lo spazio in cui viveva e agiva, ma tutti questi studiosi, ed erano tanti, che abitavano in tutta l'Italia e perfino a Roma. Si trattava in questo caso di scoprire la loro esistenza e soprattutto perseguitarli. Ora, c'è stato un fatto importante quando lui insegnava a Padova. La stella fissa. A un certo punto era chiamata la stella nova. Apparve nel cielo una stella. Una stella che oggi noi sappiamo leggere tranquillamente che cosa significava questa stella fissa, ferma. Era il momento, che è durato un mese, dell'esplosione di questa terra, di questa stella. Esplosa, noi la riuscivamo a leggerla. E l'esplosione è durata circa un mese. È una cosa veramente... Lui l'aveva intuito, ma non poteva dirlo direttamente. E quindi nella discussione, nei concetti del perché, i significati che avessero, eccetera, eccetera, nell'ambiente religioso, nell'ambiente scientifico, eccetera, eccetera, erano molti. E lui per spiegare non soltanto questo concetto, ma gli altri che questo concetto tirava in ballo, a un certo punto inventò un dialogo, da recitarsi naturalmente, in ruzzantino, fra un maestro, naturalmente uno scienziato di tradizione, e un contadino, il quale, dopo un po' si capisce benissimo, si legge la sua persona, cioè era proprio Galileo Galilei, travestito da Ruzzante, che parla in un modo rozzo e tira in ballo nel suo discorso per fare esempi, le frittate, per esempio. I giochi che si facevano lanciando i rotoli di cose raccolte nei campi, i formaggi che rotolavano, la ruzzola per esempio, per far capire il gioco del ritorno degli equilibri, della proiezione, del cerchio e via dicendo. E quando va nel paradosso, ecco che entra dentro un'immagine veramente di poesia altissima, usa cioè della banalità, dell'ovvio, del semplice per proiettare un immenso straordinario, un creato. E parla anche del problema dell'attrazione degli astri, del peso, del girare, del perché, dei cerchi che si inseguono nel parallassi, insomma, dà l'immagine straordinaria di quella che è
che è il creato. Voi, è lui che parla, il contadino, no? Voi, ma venire a dire che un saria in pengiù, attaccato ogni cerco, ogni arco, ogni ciel, dell'antro come se fosse inculato un vetro, una preca, ma se può essere di sta maniera, qua c'è via quelli scagnacchi che sorcaria o il corco, sento il fuoco, avveniva addosso a noi altri nel giramento sbricagnato, occhi di vedero che non potremo andare in sconcugnata a scrisciarsi che tagliessimo tutti i pie che non si può andare, no. Tutto gira in un universo come le rusole, se gira, se tira e se svolta, e quando arriva nel fondo e comincia a descendere perché non capì forza e torna in rio, e che se tu non stia attento o teccata depresso, questo è uguale la terra che gira, scorre la terra ferma che aspetta, e un sol che gira, no, gira tutti gli astri, e intumperò come il formaio, una sprecula di formaio che voi tirete e si sprecula quando è del gira davanti, se te hai detto una strusciata a ritorno con la corda, quel torna in rio anche quello, gira, e poi, o che è il fatto che fra gli astri gli si vuol bene. No, altri ci dice me tira per quella femmina, e la femmina dice me tira per quel maschio, depì de maschio verso la femmina per question de costruzione. Quando gli gira un astro, gira, mi piace quell'altro astro che gira, un sol che veglia, ecco perché giriamo intorno al sol, per amor che teniamo dal sol. Il sol pare fermo, ma se muove si striscia, perché Nino, sta fermo in l'universo, tutto il se muove, si striscia, lo si sbate, e non che paura che si sciccano un contro l'altro, perché si amano con rispetto. Non vende contro, non gande invidia, non ganteron, non gand dolor de appreso e spincerega. E allora tu vedi con sempre, ogni mattina, pare che non è successo una cosa, si sposta, non è vede di chiaro, me vegna, sasso, gira, ti potrei salutare che descende, con noi altri contadini, affermo tutto su quello, se no avessimo astri, che dice quando squergerar, quando mettere delle grezze, quando pinar, quando recogliere, quando tejar, quando vegno, quando mettere l'acqua, quando vegni fior, quando vegni le robe, quando bisogna che il cavallo abbia su a cavala e far l'amore, tutto ho segnato de astri che gira gentil, se ama per quello, voria tosso anche una gelosia, ma non si fa il vedere per quell'altro più piccolo che va intorno, e il più fresco che vaite, e lungo, e ti indormenta, ti inciuca e ti temori, e quel sempre continua del tempo, muore ti, muore tuo fiul, muore quelli, e quelli sempre gira. E quando verrà il momento tremendo che si scencherà dappertutto e che si crolla, che si sverghe dappertutto, allora ti vedrai te quelli che criando dice dove sei domo? Dov'è? Non te vedo! Che se crede di essere grandi, immaginabili, e il capo al mondo, no, piccoli, se diventa piccoli, dove c'è? Omo, dove c'è il finito? Oh, boia! L'ho schisciato. Fine dell'umanità. Strano a dirsi, era Galileo recitato da Dario Fo. Ora, io non sapevo che Galileo avesse scritto queste cose fino a un paio d'ore fa, quando sono andato a prendere Dario a casa, e parlandone lui mi ha detto Galileo ha fatto queste cose e io le ho anche recitate, e gli ho detto ma non ce ne puoi fare questa sera un pezzo, e questa è la testimonianza, e lui mi ha detto va bene,
Gli ho detto, vuoi prendere il testo? Dice, no, lo so a memoria. E gli ho detto, ma e se per caso... No, un momento. Dice, e se per caso te ne dimentichi un pezzo? Dice, ah, non importa, ve lo invento. Quindi non so quanto sia di Galileo, quanto sia di... Probabilmente non lo sa nemmeno lui. Non lo sa nemmeno lui, no? E questo era comunque, no, una testimonianza straordinaria anche di un Galileo che assolutamente per noi è sconosciuto. Darwin ha mai scritto qualche cosa nella mano? No. Adesso va, e la prossima volta quando presenteremo un libro su Galileo, no, magari faremo... Leggo il tuo e la lì capisco. Ecco.